Allora, adesso facciamo uno scambio non di dati ma di sedie. Sale il panel con il coordinatore Riccardo Lura, al quale chiederei di presentare poi i componenti della tavola rotonda. Buonasera, sono Riccardo Luna. Abbiamo sentito una serie di interventi che fanno capire quanta strada è stata fatta in pochissimo tempo in questo paese su questo argomento. Credo che interventi di questo tipo e anche ospiti di questo tipo all'Istat solo un anno fa erano inimmaginabili. Credo che anche 6 mesi fa molti dei protagonisti dell'Open Data in Italia non immaginavano di arrivare dove siamo arrivati oggi. Qui i protagonisti che hanno consentito di arrivare dove siamo arrivati oggi sono nel panel che vedete al mio fianco, perché se oggi anche l'Istat, il governo, le regioni hanno fatto tanti passi, l'hanno fatto perché in Italia in questi anni tanti privati cittadini si sono dedicati a questo argomento e hanno parlato di una cosa che sembrava esoterica, sembrava astrusa. Quando andavano a parlare di Open Data li guardavano come dei matti o gente che gli faceva perdere tempo. Invece ce l'hanno fatta, perché se oggi questa cosa comincia a prendere piede nelle istituzioni, non ancora nei media e fra i cittadini, è dovuto a loro. Io volevo chiedere a Gigi Cogo di raccontarci. Intanto a me mi è molto colpito quando qualche mese fa, non più di 2 mesi fa, mi hanno detto: guarda che anche Brunetta farà l'Open Data. E ci ha colpito perché pensavamo che il governo fosse occupato a fare altro. Tra l'altro a me era capitato di intervistare pubblicamente Brunetta un anno e mezzo fa, gli avevo detto: ministro, vogliamo fare anche noi DataGov. Lui aveva detto: tra 6 mesi lo faccio. I 6 mesi erano passati, era passato un anno, non era successo nulla. Poi improvvisamente un giorno ricevo una telefonata e mi dicono: Brunetta farà l'Open Data in Italia. E visto che Gigi Cogo è uno di quelli che insieme a Gianni Dominici ed altri ha contribuito a questo risultato, volevo capire come avete fatto. Ma il merito è ovviamente tutto del ministro, così mi sono guadagnato per il futuro la convivenza pacifica. No, ovviamente quello che hai sottolineato tu, la spinta dal basso, mai come in questo ambito, ha dato i suoi frutti, anche se ovviamente non possiamo nascondere di essere arrivati fra gli ultimi, perlomeno a livello di democrazie occidentali. Perché? Perché c'era una resistenza soprattutto di tipo culturale, ma culturale non tanto nel senso lato, secondo me è culturale dal punto di vista di cultura ICT, cioè nel senso dell'information communication technology, per capirsi. Io ragionavo prima su un fatto: a me piace l'entusiasmo che anche oggi si respira, però volevo provare ad analizzare un paio di cose che non sono ancora state dibattute, forse fanno anche capire il perché siamo arrivati un po' più tardi e tutto sommato perché ci ha messo il cappello giustamente il governo. Allora, tempo fa, mi ricordo più di un anno fa, il ministro durante una sessione nel suo palazzo del ministero diceva: ah, sono stufo di tutte queste aziende che producono stampatrici, diceva lui, fincatrici, e stava parlando tutto sommato di tutte quelle aziende che beneficiano degli appalti della pubblica amministrazione, che, attenzione, è un dato molto rilevante in Italia, cioè la pubblica amministrazione è il più grosso committente di ICT in assoluto. Quindi queste aziende beneficiano, e beneficiano i loro addetti, le loro famiglie, danno da mangiare ai loro figli, diciamo. Però perché vi dico questo? Perché quella cosa mi ha fatto pensare che, ad esempio, se noi oggi fossimo qui a parlo di un altro tema di tendenza degli ultimi anni, di cloud computing, qui ci sarebbero Google, IBM, EMC, HP, eccetera. Voi vedete qualche multinazionale? Ai convegni di Open Data avete mai visto qualcuno che si occupa di informatica? Assolutamente no. Perché? Perché tutto sommato quello che diceva il ministro è quello che effettivamente è la parte forse più difficile da comprendere. Chi si occupa di ICT, se l'Open Data arriva al sistema, probabilmente perde un po' della sua rendita di posizione. E quindi tutto sommato quello che sta succedendo anche negli Stati Uniti, dove invece c'è una direttiva che parla di decommitment, cioè di ritiro della pubblica amministrazione, perché non ci sono più soldi sostanzialmente, è una cosa che fa pensare, cioè fa pensare in questo senso, Riccardo. La pubblica amministrazione fino ad oggi ha fatto tutto,
specialmente nel campo dei servizi online, cioè lo ha pensato, lo ha dato in appalto, lo ha ingegnerizzato, lo ha erogato, lo ha mantenuto. Quindi tutto il ciclo di vita di un servizio nei confronti del cittadino è di fatto un costo che si è assunta la pubblica amministrazione, facendolo spesso anche maluccio. L'open data ci mette di fronte a un qualcosa di diverso e ci dice via, via tutta questa roba, o gran parte di tutta questa roba. Tu preoccupati di gestire bene i dati, offrili a qualcun altro che in quel momento, forse, perché poi magari in un secondo giro parleremo di alcune mie perplessità sul valore aggiunto, però forse potrebbe sviluppare delle applicazioni a cui la pubblica amministrazione da sola non ci arriva. Ultimamente usiamo molto il termine, ho mutuato dagli americani, applicazioni molto più sexy, che quindi sono sicuramente molto più gradite all'utenza finale, perché probabilmente ne trae dei vantaggi maggiori rispetto a quelle applicazioni così paruccone, ma soprattutto così costose, che la pubblica amministrazione in questo momento mantiene. Ecco, su questo, ecco, forse avete capito perché adesso non ci sono IBM, Google, HP, MCO, tutti gli altri, perché forse anche loro dovrebbero ripensare la loro offerta, cioè non ci sarà più una pubblica amministrazione che fa delle commesse, su quella commessa avremmo 50 livelli di filiera, di mediazione, tutti comprensivi di markup, cioè io vinco l'appalto, poi ho un subcommittente, poi vado alla fine a prendermi un programmatore a 8 euro all'ora, perché questi sono i livelli dei capitolati ormai a livello pubblico, ma probabilmente liberando i dati ci potrebbe, uso il condizionale, essere un qualcuno che si inventa un'applicazione, la mette in qualche marketplace e lui, la sua famiglia, i suoi amici o il suo collegio di amici universitari magari diventano una startup di successo, magari, ma di questo magari ne parliamo dopo. Grazie, ci sono. Io faccio cosa? Andava, perfetto, grazie, scusate. Oggi voi li vedete qui a questo tavolo, in realtà non vorrebbero essere qui loro, non ce lo diranno mai, ma loro oggi dovrebbero essere a Varsavia, perché oggi a Varsavia cominciava una cosa straordinariamente importante, e alcuni di loro infatti erano un po', diceva che faccio da Varsavia o vado a Roma all'Istat? Sono a Roma all'Istat. Allora, oggi cosa succedeva? Che oggi l'Open Knowledge Foundation, l'abbiamo visto prima nelle slide che ci hanno fatto vedere, faceva un grande data camp, che di fatto è the state of the art del movimento Open Data in questo momento nel mondo, con presentazioni di progetti, diciamo stati che adottano o non adottano i principi, problemi di licenze. Ecco, io voglio chiedere a Maurizio Napolitano, che è dell'Open Knowledge Foundation, ci racconti che succede a Varsavia e che succede nel mondo nel movimento Open Data adesso. Non volevo che facessi, diciamo, un affresco michelangiolesco, ma se ci dai brevi cenni di quello che sta succedendo fuori da noi, fuori da qui. È una domanda importante quella che mi fai, perché è molto importante, in cui penso che tutte le persone che sono qua al tavolo siano in grado di dare un contributo forse anche superiore a quello che posso dare io. Sicuramente molte storie sono state raccontate dai relatori prima, Obama, gli UK, quello che è successo. E come leggevo ieri nei tanti blog che annunciavano l'apertura di dati.gov.it, italiano, è un inizio. Quindi abbiamo acceso una miccia molto grande che esplode. Prima Vincenzo Patruno aveva presentato una mappa di quali sono i posti nel mondo che stanno aprendo. Dovrei essere a Varsavia per poter sapere cosa sta succedendo veramente nel mondo in questo momento. Ti voglio dare due elementi. Allora, quando c'è stato il taglio del bilancio federale ed è stato tagliato il budget di dati.gov, molti hanno detto è una grande sconfitta per il movimento. Quando Vive Kundra si è dimesso e andato a fare il professore universitario, altri non avranno pensato, forse Obama non crede più agli open data. Allora, è un movimento che cresce o un movimento in difficoltà in questo momento? Non è assolutamente un movimento che è in difficoltà, è un movimento in continua crescita, è un movimento in cui la partecipazione è sempre più alta. Open Knowledge Foundation è nato nel 2004 e adesso praticamente è diventato uno dei punti di riferimento per quello che riguarda il tema open data, parlando di definizioni, creando eventi, gli stessi progetti che venivano nominati prima a livello europeo. Open Knowledge Foundation è uno degli attori in questi progetti, quindi anche se Obama c'è stata questa situazione che hanno chiuso, io la leggo personalmente in questo modo,
L'obiettivo iniziale era quello di fare trasparenza dei dati. I dati negli Stati Uniti sono già di pubblico dominio, sono già disponibili. L'obiettivo è stato raggiunto da quella parte. Nel frattempo i dati si stanno muovendo. Loro sono più avanti di noi sicuramente in questo momento, gli Stati Uniti, però preferisco guardare da questa parte dell'oceano e vedere cosa succede. In questo momento, chiamiamoli tutti questi piccoli focolari, queste luci che si accendono, che illuminano l'Europa, sono sempre di più, quindi il movimento cresce e secondo me cresce anche in maniera diversa da quelle che sono le aspettative negli Stati Uniti. Già il fatto che ad esempio negli UK, uno dei temi che ho sentito tantissimo parlare prima, è il problema che i dati devono essere nella rete, devono essere linkabili fra di loro. La questione del linked data è una questione molto legata all'Europa. Quindi secondo me in Europa possiamo giocare una partita completamente diversa da quello che sta succedendo, quello che è successo negli Stati Uniti. Quindi io penso, siamo da questa parte qua dell'oceano, in questo momento abbiamo lanciato una mince partita anche in Italia e il movimento non farà altro che crescere e migliorare. Poi, come diceva prima Gigi, andremo a vedere cosa succederà, vediamo il prossimo anno cosa racconteremo, però intanto abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti. Io sono appassionato anche di cartografia, di GIS, eccetera. Un esempio che racconto sempre è che se guardiamo la storia dell'America come la scoperta appunto dell'America, non l'invasione, perché potremmo discutere, in Europa le mappe servivano per proteggersi, è il posto dove io mi difendo, e guai a chi aveva le mappe. Negli Stati Uniti le mappe venivano regalate, perché bisognava scoprire, bisognava colonizzare, bisognava muoversi. Quindi anche culturalmente, se vogliamo, questa idea del dato è diverso rispetto a quello che succede ora. Professor Belisario, volevo chiamare lei all'appello. Allora, uno dei due aspetti importanti, ce ne sono tanti, ma due principali che riguardano la pandeta, è la possibilità di creare il valore economico. Cioè, sono nate delle start-up che hanno fatto del business offrendo i servizi, e questo non è così evidente e immediato. Professore, ci racconti in che maniera possono diventare un valore non solo civile e sociale, ma anche un valore economico? Allora, io ci provo. Innanzitutto ringrazio chi mi ha invitato per essere qui oggi, e ricordo una cosa: quando ho ricevuto l'invito, l'operazione del 18 ottobre non era ancora stata lanciata, non c'era, quindi quando abbiamo ricevuto l'invito per questo evento il quadro era completamente diverso. Chissà di cosa avremmo parlato oggi, forse avremmo avuto i toni più o meno lamentosi tra buone prassi e tante cattive prassi. Avremmo fatto i complimenti all'Istat, secondo me. Avremmo sicuramente fatto i complimenti all'Istat, come li abbiamo fatti l'anno scorso, perché c'è stata la giornata della statistica a cui ho avuto il piacere anche l'anno scorso di partecipare, ma perché Istat è stata avanti, ed era avanti, e ha già tirato le fila di questo movimento dall'anno scorso. Però mi piace dirlo come prospettiva, nel senso che è un movimento che va molto veloce, e va più veloce di quello che noi poi possiamo immaginare. Il discorso relativo al valore economico è un discorso che è stato già citato quando prima sono state citate le normative in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Quella normativa di derivazione comunitaria nasce più che da una motivazione di trasparenza, di partecipazione, di collaborazione, perché per riutilizzo di informazione, per quei pochi che non lo sapessero, non si parla di interscambio di dati tra amministrazioni per l'esercizio, per la gestione dei procedimenti amministrativi, ma di tutti gli utilizzi del dato diversi dagli scopi istituzionali nell'ambito dei quali era stato creato. Quindi l'Unione Europea aveva intuito, per carità, non sappiamo dire se presto o tardi, ma neanche ci interessa, con quella direttiva recepita nel nostro Paese nel 2006, che utilizzare le informazioni poteva servire materia prima. Roberto Moriondo prima non era d'accordo con l'idea della miniera, va bene, ci ragioneremo su questo delle energie rinnovabili, però l'idea della miniera o anche delle energie rinnovabili serve a capire che energia e materie prime servono a imprese nell'ambito del proprio ciclo produttivo, quindi sicuramente è qualcosa di importante. Bisogna dire che però questo tipo di direttiva comunitaria, almeno in Italia, non aveva dato grandissimi risultati. Io ricordo che noi in Italia parliamo di disponibilità del dato pubblico dal 2005, sono 6 anni che parliamo di disponibilità dei dati pubblici, ma in realtà non era stato fatto nulla. Come tu dicevi, come si è stato creato il valore economico? Io cito questo esempio di BrightScope, che è questa società
questa startup americana con i dati dei piani di previdenza, sostanzialmente con l'open data del governo americano, nascono all'incirca un anno e mezzo fa e sviluppano dei servizi, ovviamente con uno specifico modello di business che serve per fornire il piano di previdenza più adatto alle tue esigenze. E hanno dei dati che nel 2011 sono 60 dipendenti in un anno e mezzo, circa due anni, e circa 10 milioni di dollari di fatturato. Quindi, come dire, quel dato era lì, a disposizione di tutti, dato gratuitamente dal governo. C'è stato chi è stato più intelligente, più creativo, è riuscito a capire come utilizzarlo e ha fatto successo. Quindi questo è un primo esempio. Alberto Cottica, che in questo momento a Strasburgo il Consiglio d'Europa si occupa di queste cose ed è autore di un libro che per me personalmente è stato di grande importanza, si chiama Wikicrazia. Un altro degli aspetti importante l'open data riguarda in che maniera avere l'open data contribuisce all'open government, cioè migliora la qualità dell'azione di governo. Qual è il rapporto che c'è tra i dati e una migliore qualità della politica? Quello è probabilmente delle due promesse degli open data, valore economico, accountability e trasparenza, la promessa più facile da mantenere, più realistica. La cosa che sta succedendo è che noi stiamo trovando modi nuovi per collaborare tra istituzioni e cittadini. Il discorso sarebbe molto lungo, ma diciamo internet ha aperto una via tra il caos della democrazia diretta assemblearista e la vocazione forse troppo astratta e weberiana della democrazia rappresentativa, e ha permesso a singole persone, a piccoli gruppi, di collaborare con delle istituzioni su progetti concreti, liberando molte energie. Questa cosa rende in potenza, se riusciamo a sviluppare bene questi canali, le pubbliche amministrazioni molto molto più smart, perché a questo punto possono mobilitare l'intelligenza di tutti noi, invece di poter contare solo sull'intelligenza dei loro uomini e donne, per quanto bravi, per quanto preparati, per quanto intelligenti, sono talmente tanto meno di noi, talmente tanti meno numericamente di noi, che alla fine la maggior parte dell'energia intellettuale di una società non rimane utilizzata, non viene utilizzata perlomeno per fare governance. Adesso invece questa cosa in potenza è possibile, ma anche la cittadinanza più preparata, meglio connessa e mobilitata in modo più razionale attraverso internet può soltanto essere, produrre buone idee se ha buoni dati, ha buone informazioni. Gli open data servono a questo. Io ho un percorso da economista, quest'estate mi servivano dovevo fare una piccola elaborazione proprio buttata lì su dati Eurostat e l'ho fatta con una facilità imbarazzante e mi sono trovato a ripensare i miei esordi di 20 anni fa, ormai quando ero un giovanissimo ricercatore, cavolo, si è veramente capovolto il mondo, nel senso che una volta chi faceva data crunching erano i quantitativi, no? C'era lo statistico in ogni posto che era quello che faceva quella roba lì. Adesso questa roba, a livello minimo, basta aver fatto un minimo di, cioè, appunto il famoso esame di statistica 1 di cui si parlava prima, o addirittura andare a guardare le pagine su Wikipedia degli stimatori, tutti possiamo fare, buttare su una regressione al volo. Questa cosa aumenta le nostre capacità di trovare errori, bug, tendenze inaspettate, possiamo incrociare veramente tutto con tutto. Secondo me il contributo degli open data a una smart governance che in questo momento possiamo solo immaginare, ma vedo già molto concreta, è qui. Allora, grazie Alberto. Massimo Zaglio, Topix, voi siete stati un pezzo anche importante del progetto dei dati in Piemonte, di cui ci parlava prima Alberto Moriondo, e ve lo diceva anche Moriondo, poi ne parleremo meglio nel secondo giro, è che l'output che uno ci aspetta sono delle applicazioni socialmente utili. Ecco, come avviene e come si innesca questa cosa dal vostro punto di vista? Dunque, vabbè, noi siamo stati un pezzo importante, così come è stato CSI Piemonte, che di fatto è stato un aiuto imprescindibile. In Piemonte abbiamo avuto una fortuna gigantesca, avere tutti i dati in un unico posto, e questo vuol dire tanto, avere un assessment di tutti i database presenti, è un vantaggio che in pochi altri posti si può avere. Detto ciò, il discorso dell'applicazione è un discorso che mi fa tornare in mente un po' un periodo, diciamo intorno a 3 anni fa, che tu ti ricorderai bene, il momento in cui si incominciò a parlare di start-up in Italia, un momento in cui un po' di gente ne parlava, ma il movimento di start-up in Italia non era ancora così sviluppato. Ecco, in questo momento mi sembra la stessa identica situazione. Ci sono
incominciano ad esserci una certa quantità di dati, una certa quantità di dati anche mediamente interessanti, che man mano diventano sempre di più e sempre più interessanti. Non so se per mancanza di cultura, non so se per mancanza di voglia, di scarso senso imprenditoriale, eccetera, in questo momento non è ancora stato utilizzato dovere, in pochi la stanno utilizzando dovere, per lo più sono infografiche, per lo più sono applicazioni ancora di poco conto. Se uno fa un giro per tutte le applicazioni che ci sono in giro, che fanno riferimento agli open data, ci sono delle applicazioni interessanti per diverse categorie sociali, a seconda dei posti, dei dati. Qui non siamo ancora arrivati a questo punto. Ripeto, non so se è una questione di mentalità italiana, magari è troppo presto, banalmente è troppo presto, ci vorrà ancora un attimino. Però credo che si arriverà assolutamente come si è arrivati. Certo che in Italia ci sono state alcune operazioni che hanno favorito il concetto di startup web. Forse delle operazioni così, come può essere quella di Apps for Italy, in questo caso, o dei contest, o cose del genere, possono certamente dare una mano a far venire la voglia a qualcuno di provarci, che è quello che un po' manca ancora, credo. Maria, scusa il mio microfono, scusa, ci ho provato, ma mi si continua a accendere la luce verde, quindi niente, prendo quello di Giovannini. Volevo rifare il giro al contrario, ma a questo punto facendolo in questo verso, agganciandomi a quello che diceva Azzaglio adesso, Alberto Cottica, un mese e mezzo fa il fondatore di My Society, Tom Steinberg, ha scritto un post in cui rifletteva su il presunto fallimento dell'operazione, no fallimento, insomma i limiti dell'operazione Apps for Democracy, dicendo che in definitiva le aspettative erano molto alte, ma l'output effettivo che era nato da questa idea di utilizzare i dati americani per tirar fuori applicazioni per la democrazia era stato inferiore all'attesa. C'è un rischio di aspettative eccessive? Io penso di sì, e infatti abbiamo, cioè, il backfire dell'operazione americana, secondo me, in parte legata a questo. C'è da dire che forse in Europa abbiamo una maggiore resistenza rispetto a questo tipo di rischio, perché, per come la vedo io e tagliando le cose veramente con l'accetta, gli americani hanno fatto questa cosa molto con l'ideologia del PIL, cioè noi facciamo questa cosa perché abbiamo la cultura delle start-up, abbiamo i venture capitalist, possiamo creare nuovi ecosistemi, mi ricordo che la parola ecosistemi girava molto. Invece in Europa, per come posso capirne io, ma chiedo conferma ai colleghi europei qui, in questo momento Open Data viaggia sul vento della spinta alla valutazione, cioè da Bruxelles viene un forte incoraggiamento a valutare perché per vari motivi, cioè storicamente le istituzioni europee in cui adesso anch'io lavoro hanno un problema di legittimità, non c'è niente da fare, e quindi dobbiamo stare molto attenti a che tutto quello che facciamo sia accountable con i numeri, quindi qui si vogliono vedere degli indicatori delle volte anche quantitativi, delle volte anche un po' troppo spinti, in modo un po', a mio avviso, grezzo, ma quello sarebbe un discorso che ci porterebbe lontano. Il bello di questa situazione è che se tu hai questo obiettivo strategico, cioè di avere delle politiche molto accountable, gli open data ti aiutano tantissimo. E infatti sta già succedendo, stiamo già cominciando a vedere, in mailing list se ne è parlato, Luigi Reggi, che forse qui, se non c'è dovrebbe, probabilmente sta a Varsavia, ha fatto un bellissimo paper in cui lui si è andato a scaricare tutti i dati sui progetti europei di non mi ricordo quale programma, e poi ha montato su una specie di valutazione quantitativa, e l'ha montata perché aveva i dati in formato aperto. Recentemente questo orientamento è stato confermato e spinto ancora di più dalla Commissione, per cui tutti questi dati sulla spesa pubblica europea sono sempre più open, e io sono abbastanza certo che loro hanno in testa che poi la gente ci fa qualcosa, e anche se non ci fa qualcosa, il fatto che i dati stiano lì in sé è un generatore di fiducia, e quindi anche se paradossalmente poi in realtà delle grandi infografiche sui progetti europei voi non ne vedete, questo non vuol dire, già stiamo raggiungendo un obiettivo, e questo obiettivo è che siccome la porta è aperta io posso anche non andare a vedere cosa c'è, mi sento già più rassicurato, e non è poco.
Sì, a proposito di fiducia, tra qualche giorno credo che il ministro Brunetta rilascerà le prime applicazioni, infatti dal suo ministero ce ne sono alcune che sono quasi ultimate, e una riguarda le auto blu. C'è uno sul telefonino, ci avrà le auto blu per provincia con i nomi di chi ce l'ha e perché ce l'ha. È un segno, no, di trasparenza estrema. Ma volevo chiedere a Ernesto Belisario, aveva parlato prima del valore economico con l'esempio di BrightScope e delle possibilità, possibili start-up. C'è un valore anche al contrario, che è un valore di savings, di risparmi che si possono fare, perché la trasparenza e la misurabilità aiuta, delle performance aiuta l'efficienza. Allora, tu se non sbaglio hai scritto tu il manuale di come la pubblica amministrazione può adottare, può diventare open data, o sbaglio. Quindi diciamo, un ragionamento accurato l'hai fatto su questa cosa. Cioè, quanto è valutabile il risparmio per lo Stato quando questa politica va a regime? Allora, io ti posso dire un dato che abbiamo sui dati cartografici, cioè ogni anno l'Italia a diversi livelli amministrativi acquistano dati cartografici e le diverse amministrazioni che insistono sul territorio pagano circa 5.000-6.000 miliardi delle vecchie lire in dati cartografici per anno. Qui dentro, per quanto è a mia conoscenza, perché io insegno in un master di GIS e telerilevamento ormai da 5 anni, ci sono duplicazioni, cioè non solo enti diversi acquisiscono lo stesso dato, comune, provincia, regione, ad esempio, adesso un po' di meno rispetto a quando ho iniziato, ma alcune volte uffici diversi della stessa amministrazione acquisiscono lo stesso dato due volte. E questo ovviamente crea, ma soltanto per questo, un'inefficienza notevole, per non parlare del fatto che ovviamente per le pubbliche amministrazioni questi dati dovrebbero essere assolutamente, assolutamente disponibili. Io, Riccardo, a prescindere da pensare quanto oggi può risparmiare, comincerei a fare un discorso però di percorso. Oggi noi iniziamo un'operazione. Io manderei le testimonianze di Paolo Coppola e di Roberto Moriondo in loop su YouTube, perché amministratori che hanno realizzato dei progetti innovativi, che gli sono riconosciuti da tutti, che però vengono qui e dicono: io non sono soddisfatto, mi chiedo cosa ho sbagliato e dove voglio andare avanti. Credo che sia il tipo di discorso che noi dobbiamo fare. Cioè, noi oggi non dico che abbiamo vinto una partita come movimento, abbiamo ottenuto di poter giocare il campionato. Adesso dobbiamo cercare di capire come cominciare a vincere le partite di questo campionato, e in questo ci sono tutti diversi livelli. Le amministrazioni devono cominciare, alcune da livelli già di eccellenza, altri devono cominciare da zero, perché lo sappiamo qual è il livello di molte pubbliche amministrazioni italiane. Le imprese devono capire qual è il potenziale economico dell'open data, e noi dobbiamo provare a fare l'alfabetizzazione, perché quando nel diagramma a torta, e qui chiudo, di Paolo Coppola, il 70% del problema è un problema culturale, allora l'importanza di operazioni come il manuale che come associazione dell'open government abbiamo scritto a maggio è perché ci eravamo resi conto del vero problema. Dobbiamo spiegare a molti ancora cos'è l'open data e perché è importante fare l'open data. Ovviamente azioni come quella del ministro e giornate come quella di oggi ci agevolano molto nel far passare questo tipo di messaggio. Sì, io credo che, a proposito di far passare il messaggio e di cultura, una riflessione vada fatta anche, una riflessione vada fatta sul mondo dei media, cioè su come i giornalisti percepiscono questa cosa, perché voi avete fatto un grande sforzo con successo nello spiegare al ministro, alcuni politici, di che stiamo parlando. Poi martedì fate una conferenza stampa storica e l'impatto sui media è zero. Allora Gigi Cogo, no, visto, perché voi avete fatto un'opera, ci avete messo 10 anni a convincere i politici, quanti anni ci mettiamo a convincere i giornalisti che è importante? Ma bisognerebbe che la gente facesse una manifestazione, mettesse i 2 euro e poi andasse in giro con i cartelli con scritto voglio i dati aperti, ma mi sembra che questa non sia un'esigenza della gente. Perché ti dico questo? Per riagganciarmi di nuovo al problema culturale. Noi parliamo di problema culturale, di un gap culturale, di un divide culturale, però ce lo stiamo raccontando fra di noi. Se osservate bene, e poi mi aggancio anche al tema di cosa vorremmo fare, se mi permetti, nell'ambito dei progetti regionali, anche dal punto di vista culturale, se mi permetti, finora noi abbiamo anche provato a ragionare su economie di scala che però tendono a far beneficiare soltanto alcuni componenti di un dominio molto preciso, che è comunque la pubblica amministrazione che deve risparmiare, gli stati in generale, come abbiamo visto gli americani, che devono risparmiare, la trasparenza, che comunque è un diritto, ma poi a un certo punto, giustamente, abbiamo detto, ma queste applicazioni
In fin dei conti non è che ne abbiamo viste di così esaltanti. Cosa vuol dire noi abbiamo viste di così esaltanti? Vuol dire che noi probabilmente da cittadini comuni non abbiamo tratto nessun vantaggio da queste applicazioni. Punto. Io sono 2 anni che per mia fortuna giro un po' il Canada. Vi garantisco che il Canada secondo me è in assoluto lo stato mondiale dove, lo stato in tutte le sue componenti, ve ne dico solo una tanto per chi non lo sapesse, per capire anche il problema dei media, no? Lo sapete che ad esempio il Parlamento canadese ha una policy dove tutti i parlamentari sono obbligati a twittare qualsiasi cosa loro facciano, cioè Twitter non è un canale che uno prende un ghostwriter perché è il Renzi di turno o la Serracchiani che sono più svegli, no, è come Finis facesse un regolamento e dicesse voi dovete usare Twitter, quindi capite da un punto di vista culturale dove si innesta il tutto, no? Bene, in Canada i dati, che sono di fatto dati aperti dal 2009 in poi, vengono usati per tutta una serie di applicazioni che creano vantaggi. Parliamo da un punto di vista di controllo delle emissioni, parliamo per lo smaltimento dei rifiuti, eccetera, eccetera, eccetera. Lì il cittadino probabilmente, se si accorge di avere un vantaggio, allora se non c'è la trasparenza, se non c'è il dato, se non ci sono questi elementi di cui stiamo parlando, scende in piazza con i cartelli e allora probabilmente anche i giornali ne parlerebbero. Mi aggancio su questo tema solo per dire che uno dei tanti contesti diciamo pubblici sui quali si sta lavorando, capofila ovviamente Piemonte che sta tirando come leader di progetto anche tutte le altre regioni, è proprio l'ambito delle regioni. Voi sapete che in Italia le regioni sono quelle che hanno più dati in assoluto di tutti. Perché? Perché hanno delle competenze, istruzione, sanità, trasporti, per dire ancora ambiente, turismo, immaginate quanti dati ci sono, no? Le regioni stanno finalmente facendo sistema e stanno portando avanti delle progettualità sia a livello nazionale che a livello europeo. Ecco, io mi pregio di seguire quei task relativi proprio alla diffusione culturale all'interno di questi progetti e mi piacerebbe, perché fra i vari compiti ci sono quelli di scrivere letteratura e di far raccontare delle cose. Ecco, mi piacerebbe fra un anno ritrovarci qui con dei racconti, ma che noi tutti ascoltiamo da lì, di persone che hanno avuto un vantaggio dalle applicazioni basate su dati aperti. Questo ad oggi non c'è. C'è solo, e ce lo possono raccontare, solo paesi come il Canada. Allora, Gigi Coco ci ha parlato delle regioni. Alberto, ti volevo coinvolgere sull'intervento che ha fatto Gigi Coco, che raccontava dell'importanza e del ruolo delle regioni sull'open data. Qualche giorno fa, io sono uno di quei 30 che l'ha promosso, abbiamo promosso una cosa che si chiama Wikitalia, che in realtà più che sulle regioni si focalizza sui comuni. In che maniera, secondo te, si può far agire sui comuni e migliorare la qualità della politica nei comuni? Sì. Proprio di lunedì sera la notizia che Firenze ha messo tutti moltissimi dataset in rete. Espresso credo che lo seguiranno Torino e Roma. Ma dunque, io sono uno degli altri 29 che come te ha montato questa cosa di Wikitalia, che è talmente nuova che probabilmente ci stiamo ancora un po' coordinando e capendo tra di noi. Personalmente, mentre è chiaro che i comuni possono fare molto sui dati aperti, è anche chiaro che i dati aperti sono una parte del pacchetto di Wikitalia. Secondo me nemmeno la più importante, francamente. La parte veramente importante è quella della ricostruzione di un rapporto costruttivo di collaborazione smart tra cittadinanza e istituzioni. Partire dal livello comunale ha molto senso, intanto perché è più semplice un po' dappertutto, nel senso che lì c'è una visibilità diretta tra ci si vede, ci si conosce, specialmente se il comune non è tanto grande. E poi c'è anche un dato italiano, nel senso che in Italia l'elezione diretta del sindaco ha creato un incentivo all'innovazione, cioè al fare bene, diciamo, a livello comunale, che è meno cogente in altri livelli istituzionali. Quindi si fa con i comuni,
perché alla fine 3 comuni brillanti, 5 comuni brillanti, 10 comuni brillanti che ti vengono dietro li trovi subito. Se dovessi farlo con le regioni partirebbe per un lavoro diplomatico che forse in questo momento non abbiamo voglia di fare. Si partirebbe dal Piemonte, probabilmente, che partiremmo da Roberto Moriombe, sarebbe, no? Che è già molto avanti. È vero, è vero. Sì. Maurizio Napolitano, giustamente diceva Belisario che oggi non avete vinto, cominciate a giocare una partita. E Gigi Cogo diceva sarebbe bello rivedersi qua tra un anno e sentire delle storie di cose utili realizzate per i cittadini. Che cosa dobbiamo fare perché questa cosa accada? Cioè, dopo che c'è stata una lunga fase di evangelizzazione, da domani che si fa? Da domani si continua a evangelizzare, a raccontare, per continuare a spingere in questa direzione. Dalla mia posso raccontare qualche storia legata a OpenStreetMap, che è un progetto che assomiglia tipo a Wikipedia, però disegniamo la mappa del mondo. E dentro OpenStreetMap ci sono un sacco di storie interessanti in cui pubbliche amministrazioni hanno permesso di importare questi dati utilizzati poi dalla comunità. Il caso più eclatante che conosciamo al mondo è il caso di Haiti, dove non c'era una mappa, ha scoperto il terremoto e GRS, un'azienda, ha puntato il satellite e la gente ha iniziato a disegnare. Ma abbiamo anche dei casi in Italia, proprio un paio di settimane fa abbiamo fatto un incontro tra gli utenti di OpenStreetMap, sono venute fuori delle cose interessanti sia dal punto di vista delle aziende ma anche dal punto di vista della pubblica amministrazione che collabora. C'è il caso ad esempio di l'azienda di trasporto e la mobilità di Ferrara, che collabora con la comunità di OpenStreetMap per poter raccogliere informazioni utili anche a loro. Ma questo incentivo arriva nel momento in cui la pubblica amministrazione ha concesso i dati e chi ne aveva necessità, che forse le motivazioni sono diverse, c'è chi lo fa per passione, c'è chi lo fa anche per altri interessi, ha iniziato a usare questi dati e ha dimostrato che c'era un valore aggiunto su questa cosa. Due settimane fa parlavo con il servizio cartografico della provincia autonoma di Trento, in cui stiamo ragionando su un discorso di open data, di open link and data. Si pensava a un possibile mashup con le ciclovie e le informazioni Wikipedia. Bene, perfetto. Gli ho fatto una domanda banalissima, ma avete le fontanelle che interessano molto di più al cicloturista? E mi hanno detto di no. E onestamente adesso non ho la più pallida idea, però fare questa domanda a tante amministrazioni se non le fontanelle, non so quanto si possa recuperare di questa informazione. Però scopriamo che all'interno di OpenStreetMap, grazie anche al contributo dato dal portale cartografico nazionale che permette il ricalco delle foto aeree, i cicloturisti hanno iniziato a inserire le informazioni di dove si trovano i percorsi e hanno iniziato a inserire tutte quelle informazioni che a questo punto sono utili a loro ma diventano utili anche alla comunità. Quindi immagino che questa sia una storia, ma immagino che ci siano storie molto più belle da poter raccontare più avanti, di strumenti che possiamo immaginare adesso e che dobbiamo soltanto iniziare a scrivere. Io vorrei chiedere sia a Gigi Cogo che a Ernesto Belisario più o meno la stessa cosa. Voi che vi siete molto impegnati, avete molti meriti nel lancio di datagov.it. Una delle caratteristiche di questo paese è che spesso i politici sono bravissimi quando si tratta di fare le conferenze stampa di annuncio e poi i progetti finiscono perché non c'è più la stampa, non c'è più la conferenza, non ci sono i fotografi e le cose muoiono lì. Allora, voi che diciamo avete una lunga storia alle spalle su questo terreno, avete previsto dei meccanismi di controllo, di alert, di incentivo sul fatto che davvero il rilascio di dataset avvenga progressivamente in maniera continuativa? Cioè, come pensate di collaborare con il governo su queste cose, sia Ernesto che Gigi Cogo? Io penso che a questo punto innanzitutto sia maturo il momento di dire cos'è Apps for Italy, ad esempio, no? Che ne abbiamo più volte sfiorato ed è anche qui un tentativo di emulazione di quello che è già avvenuto all'estero, quindi mettere a concorso di idee il tema di cui stiamo dibattendo oggi, no? Quindi queste due grosse componenti, i dati da un lato liberati, disponibili, e dall'altra dei concorsi con dei premi. Fino a qui, diciamo, il ministro c'è stato, ed è giusto quello che dici tu, no? Poi si spengono le luci, che cosa succederà? Ecco, qui io farei una riflessione di questo tipo, l'avevo anche posta, e alcuni signori qua giù sono testimoni di quando avevo posto questo tema. A me è piaciuto molto quello che ha fatto il governo britannico. Il governo britannico, quando ha fatto il concorso, non ha preconfezionato delle categorie del concorso. Lo ha fatto in parte, poi ha lasciato uno spazio nel quale i cittadini
proponessero loro delle applicazioni, perché quello che diceva lui prima delle fontanelle no, è sintomatico. Se io chiedo qui dentro, in questa sala, quanti di voi siete stati intervistati dalla pubblica amministrazione prima della messa online di un servizio? Quanti alzano la mano? Vi è arrivato a casa un formulario su come vorreste pagare l'ICI, ad esempio? Avete fatto parte di un focus group? No, però sicuramente avete delle idee, giusto? Ecco, la pubblica amministrazione, anche se mette a concorso, immagina sempre delle categorie, immagina sempre alcune applicazioni, come le vede? E questo è sempre un'ottica sbagliata, secondo me. Se invece lo faccio dire alla gente, probabilmente, quello che dici tu, l'attenzione sarebbe sempre alta. Cioè, io ho questo bisogno, per soddisfare questo bisogno tu mi devi liberare i dati e fare quell'applicazione, altrimenti scendo in piazza con i cartelli, liberami i dati e fammi le applicazioni. Io non so se vedremo presto persone in piazza con i cartelli sui dati, ma me lo auguro. Ernesto, anche a te. Questo è il cambio di passo interessante, nel senso che il movimento dal basso adesso finora ha funzionato, nel senso ha messo un tema all'agenda, questo tema è stato recepito, questa è la più grande sfida non soltanto per l'amministrazione e per il governo che si è dato una roadmap e quindi in un certo qual modo sarà anche valutato per come riuscirà per come riuscire a rispettarla, è una sfida per tutte le amministrazioni, perché è ovvio, e questo io l'ho cominciato già a vedere guardando i primi dati pubblicati su dati.gov, cioè si comincia ad avviare una competizione tra amministrazioni sulla quantità e qualità dei dati liberati, e questo è un dato molto interessante. Le amministrazioni a questo punto cominciano, perché i cittadini cominciano a confrontare, come dire, sintomatico il caso accaduto in una regione. C'erano, a proposito sempre di dati cartografici, una regione lungo un sentiero dove si va per funghi che aveva dato anche la mappa, la cartografia su OpenStreetMap dei sentieri montani, la regione limitrofa no. C'erano su questa montagna comuni che appartenevano ad una regione che confinavano con un'altra, gli albergatori di un comune, quelli dove i comuni dei sentieri montani erano su OpenStreetMap, avevano più prenotazioni perché le persone prenotavano, perché il turista che va per funghi è un turista che vuole sapere dove va e qual è il percorso, e quelli della regione a fianco no, tant'è che l'associazione albergatori di alcuni comuni sono andati alla regione e hanno detto metteteli anche voi perché altrimenti ci state penalizzando, quindi questo è un tipo, una forma di controllo. Poi c'è la forma di controllo di movimento. Quando noi abbiamo fondato l'associazione per l'open government non avevamo un interlocutore con cui parlare, non avevamo qualcuno a cui dire i dati sono pochi, perché i dati non c'erano, e quindi non avevamo questa sindrome un po' frustrante, consentitemi, dopo un anno passa, lo posso dire, di chi non aveva una controparte. Oggi invece possiamo evolvere tutti insieme, tutti i soggetti, non soltanto l'associazione per l'open government, ma tutti quelli che si occupano di questo, verso un modello che negli altri paesi già c'è, dove anche l'amministrazione Obama, anche l'amministrazione Cameron gli si dice attenzione, i dati sono pochi, ne vogliamo di più, i dati non sono quelli che ci interessano davvero, i dati non sono puliti come dovrebbero essere, quindi diciamo che il ruolo diventa a questo punto sprone, però attenzione su una cosa, vorrei evitare, dobbiamo essere uno sprone, ma dobbiamo essere uno sprone civile, non dobbiamo essere uno sprone irridente, cioè la pubblica amministrazione che fa dei passi verso l'apertura non deve essere mortificata, deve essere sì bacchettata dove sbaglia, ma deve essere incentivata, quindi attenzione anche nelle critiche, perché essere sprone non significa demolire. Assolutamente sì. Volevo chiudere con Massimo Zaglio questa tavola rotonda, si parlava di Apps for Italy, io ho l'impressione che il ruolo della rete, il passaparola che viene in rete sarà fondamentale per il successo di questa cosa, perché non possiamo, non potete contare sul supporto dei media tradizionali per fare il passaparola, quindi alla fine il successo di una cosa come Apps for Italy passerà molto per quello che accadrà in rete, per la conversazione che saprete innescare in rete. Ecco, voi siete in una posizione al Topics in cui un contatto col mondo degli sviluppatori della rete lo avete quotidianamente, ora per ora. Qual è la chiave per il successo adesso? Hai assolutamente ragione dal punto di vista della comunicazione, credo che tu abbia centrato in pieno il problema. La comunicazione sociale sarà quella vincente dal mio punto di vista. Abbiamo sì un punto di riferimento privilegiato verso gli sviluppatori, anche se, insisto, ribadisco, è un mondo difficilissimo da approcciare. Quello degli sviluppatori è veramente il mondo più complicato da riuscire ad approcciare, è un lavoro quasi porta a porta per riuscire a prenderli. Gli sviluppatori ci sono, ma sono ben nascosti. Non lo capisco perché, non ci arrivo, non ci sono ancora riuscito.
Però in Italia è così, è una categoria nascosta. Detto questo... Absolute Italy, se non sbaglio, è aperto anche agli sviluppatori europei. Non esatto, italiani, infatti... Cioè è un po' più largo il mondo. Infatti questo, aiuterà, infatti il fatto che il mio collega sia in questo momento a Varsavia a parlarne mi aprirà assolutamente questo mercato e probabilmente magari la spinta europea sarà poi quella, perché poi noi italiani da questo punto di vista secondo me siamo molto bravi, no? Dopo che vediamo c'è un certo punto di vista, c'è un certo interesse a livello europeo, allora probabilmente staremo a seguire. Allora dico, ah ma se lo fa allora probabilmente ha un senso. Cioè, più importante di quanto pensavo. Voglio solo dire una cosa. È vero che le grandi aziende sul tema open data forse non sono proprio sensibilissime, però Google qualcosa ha, mi risulta che Microsoft qualcosa abbia. Non è proprio vero che le grandi aziende non sono sensibili al tema. Poi magari ne fanno un problema di comunicazione, di opportunità, di hype, probabile. Però in realtà dobbiamo pensare sempre che Open Data in realtà è un piccolo pezzo di un tema molto più grosso, che è quello dei Big Data, che è invece un tema su cui tutti i grossi stanno lavorando, perché il vero business sarà lì, quello è il grosso tema dei prossimi 5 anni. Quindi... Bene, allora io ho visto che il Presidente Giovannini controllava l'ora e quindi ho capito che la clessidra del nostro tempo è finita e ho capito che siamo in dirittura di arrivo. Io volevo... nel ringraziare i 5 protagonisti di questa tavola rotonda che rappresentano benissimo le persone che hanno ottenuto appunto il successo di questi giorni, di queste ore, e leggervi un tweet che è arrivato mentre parlavamo che dice: la pubblicazione dei dati statistici, prima che essere una risorsa per le app, è uno strumento democratico. Grazie e buon proseguimento.